da rendere il cane un pochino... Guardalo, guardalo! Non sta! Sì, 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 sì! Ragazzi, no, 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 Chiara, allontanati! Ragazzi, ha appena vomitato Pallino. Chiara! Ciao a tutti, Macchietto! E Macchiettine! E benvenuti in un nostro nuovo folle video! Allora ragazzi, le riprese di oggi saranno un po' particolari e soprattutto non pensavamo di fare questo video, ma il nostro cane da praticamente un po' di tempo, quindi un paio di giorni, è molto strano. Ma ti stai scaccolando? Vabbè, come potete notare, da quando l'abbiamo buttato in piscina e sembrerebbe un po' cambiato, soprattutto perché da giorni vai a controllare, perché da giorni che sta continuando a scavare ripetutamente in vari punti della casa, ma non solo nel giardino sparso, ma nel bordo del giardino a confine con i nostri vicini di casa. Quindi c'è qualcosa di misterioso e ora andiamo a cercare di capire che cosa sta combinando e soprattutto che cosa troveremo. Ovviamente ragazzi, se qualcuno di voi può darci un aiuto, si iscrivi al nostro canale, attivi la campanella e lasci un bel like, perché dobbiamo capire che cosa sta trovando e soprattutto che cosa sta cercando il nostro cane. Andiamo a vedere. Ragazzi, non capisco che cosa sta combinando Pallino. Continua a scavare e sicuramente ci sarà qualcosa. Diego, allontanati amore. È da circa 3-4 minuti che sta scavando e sinceramente non abbiamo ancora capito che cosa. Secondo me ha trovato qualcosa di misterioso. Secondo voi ragazzi, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché questa cosa è da parecchi giorni che va avanti. Ecco perché abbiamo deciso di spiarlo per 24 ore. Pallino? E come potete notare, non mi ascolta. Continua a scavare e a cercare qualcosa. Pallino? Che cosa stai facendo? Eh? Che cosa c'è? Cosa hai trovato? Pallino? Ehi? Sente dei rumori, come potete notare. Ok. E sta cercando qualcosa. Ragazzi, secondo me sta succedendo qualcosa che noi non ci rendiamo conto. E vuole andare di là. Secondo me c'è qualcuno che gli sta chiedendo aiuto. C'hai capito, Diego? Forse è morto un coniglio. Dici che c'è un coniglio? Sì, che di là ci sono dei conigli in questa casa, nella casa di là. Però tu dici che c'entra qualcosa con la ricerca di Pallino? No. Avviciniamoci a capire. Ha trovato qualcosa, Pallino? Pallino? Cosa ha trovato? Che cosa hai trovato? Niente, non stacca, non smette di scavare. Ci vuole campare. Dici? Pallino? Oh, Palli! Basta! Ragazzi, aspettiamo Chiara e cerchiamo di capire meglio per quale motivo Pallino continua da praticamente mezz'ora, quasi un'ora, a scavare. È vero! Sì, perché è una cosa stranissima e soprattutto... Che cosa nasconderanno i vicini? Boh. No, vabbè ragazzi, aspettiamo Chiara e poi cerchiamo di fare il punto della situazione. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Guardate, ha fatto un bel buco per passare di là. Adesso ovviamente, dopo che io lo tolgo, lui continua a scavare da un'altra parte per poter accedere al giardino di là. Ragazzi, sta succedendo qualcosa di molto strano all'interno di casa nostra. A prescindere i vari rumori che sentiamo, ma è pieno giorno, quindi paura non ho. Ma soprattutto ho deciso di aspettare Chiara e capire se Chiara mi può dare una mano e soprattutto cercare di far smettere Pallino. Guardate, sta continuando, non è che dici continua per qualche minuto e poi smette, no, è praticamente 2 ore che continua incessantemente a scavare, 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 e dobbiamo capire se è normale o c'è qualcosa. Quindi andiamo a prendere Chiara a scuola, spieghiamogli tutto quanto e forse finalmente riusciamo a capire che cosa ci sta tenendo nascosto Pallino. Secondo voi cosa nasconderà il nostro cane? E soprattutto, troveremo l'oggetto o la persona sconosciuta che si nasconde sottoterra?
Vabbè ragazzi, facciamo una cosa. Andiamo a prendere Chiara che siamo già in ritardo. Ci mettiamo le scarpe, andiamo a prenderla e gli spieghiamo tutto quanto, perché solo lei ci potrà aiutare. E Diego, andiamo, mettiti maglia e scarpe che dobbiamo andare a prendere Chiara a scuola e spiegargli tutto quanto nel dettaglio. Allora ragazzi, mi sto mettendo le scarpe. Diego, anche tu vatti a vestire. Sì, ok. Allora ragazzi, entro in casa, prendo le chiavi, prendo la macchina e vado da Chiara e cerco di farmi capire per quello che sta succedendo, perché è da giorni che vediamo il cane strano e dobbiamo capire, spiandolo nelle prossime 24 ore, che cosa sta combinando. Aspettate un attimo, sta abbaiando, andiamo subito a vedere. No ragazzi, guardate. Pallino, perché stavi abbaiando? Che cosa succede? Pallino? Palli? No ragazzi, c'è qualcosa che Pallino non ci sta dicendo. Pallino, ti prego, ci puoi aiutare? Vado a prendere Chiara e mi raccomando, al mio ritorno tu mi dovrai dare delle spiegazioni. Allora Chiara, ti sono appena venuta a prendere a scuola perché c'è una cosa che ti devo dire. Ma mi stai facendo già venire l'ansia. No, non ti preoccupare. È successa una cosa, Pallino. Cosa è successo? È da circa un paio di ore che continua a scavare e ho scoperto che ci sta nascondendo qualcosa. Siamo obbligati ad andare a casa e cercare di capire che cosa sta succedendo a Pallino e soprattutto che cosa ha trovato di così misterioso. Aspetta, cambio braccio ragazzi un attimo, perché dovete sapere che non abbiamo neanche la videocamera ma stiamo usando il telefono, perché è stata tutta una cosa super improvvisata. Quindi Chiara, sei pronta ad andare a casa e vedere cosa? Io ho visto una cagnolina, forse in calore, non so. Appena arriveremo a casa vi mostreremo tutto. E Chiara, fagli vedere che c'è la divisa della scuola. Allora, aspettate. Sì. Però mamma, ma hai staccato la videocamera? Sì, però okay. Mamma, ma secondo me è in calore una femminuccia, non c'ho. Forse io non lo so, sta continuando a scavare da circa 2 ore. Secondo me sta succedendo. 2 ore? Sì, secondo me sta succedendo qualcosa. E quindi c'è qualcosa di misterioso, Chiara, ok? Mamma, non è che sta cercando un osso, cioè. Non lo so, dobbiamo cercare di capire che cosa sta cercando. Ma il problema non è quello che sta cercando, è il problema che vuole andare nella casa dei vicini, hai capito? Allora ragazzi, siamo quasi giunti a casa e ora cercheremo di capire e terremo sotto controllo per le prossime 24 ore Pallino per vedere che cosa succederà. Vabbè, entriamo a casa e poi riprenderemo e vi faremo vedere tutto quanto, ok? Allora, Chiara si è appena cambiata perché tornati da scuola aveva la divisa. Ma guarda dove sta andando Pallino. Ragazzi, non riusciamo a capire che cosa gli prenda Pallino. Cioè, ogni cosa in questi giorni gli sembra tutto strano. Cos'è? Sembra tutto strano, tutto misterioso, tutto... Boh. Allora, Chiara... Andiamo a vedere un po' dietro il cespuglio? Sì, difatti adesso andiamo a cercare, faremo tutto il perimetro della casa per capire... Sì, per capire se c'è qualcosa di anomalo. Ecco, è arrivato Pallino, ha capito... Difatti ragazzi, guardate che buchi che ci sono all'interno della terra. Una volta sì. Anche di là, lo sai? Eh sì, ha rischiato di andare di là. C'è qualcosa che... O che magari è passato qualcuno. L'altra volta ho visto dei conigli. Può darsi che magari... Eccolo lì. Che c'è? Perché ti sei spaventata? Va. Ragazzi, praticamente camminando siamo arrivati nel bosco. Cos'è successo? Chiara? Cioè, non ti sei resa conto che questo è una cosa piena di spine? Vabbè, mamma... No, ma scusate un attimo. Cioè, sembra una corda fatta di spine. Di Tarzan? No, ma guardate. Tutte fatte di spine. Dai, ma andiamo a controllare lì. No, adesso finiamo questo giro, perché c'è Pallino che ci sta portando in qualche posto... Chiara, guarda che ti stavi per fare veramente male. E ovviamente ragazzi, io ho abbastanza molta paura e ansia, perché mamma, non sembra, dimmi Chicca. Però io voglio andare a controllare prima dietro il cespuglio e poi là, va bene? Andiamo allora. Ragazzi, continuiamo il nostro giro di perlustrazione. Mamma, se... sta mangiando l'erba Pallino? Come sta mangiando l'erba? È da un po' di giorni che mangia l'erba. Anche l'altra volta ha mangiato i fiori. Vediamo che tipo di foglie sta mangiando. Ragazzi, secondo me
Sta entrando qualcuno in casa nostra e sta mettendo dei coloranti, dei conservanti, delle cose secondo me che portano a farle mangiare da pallino. Cioè ad esempio magari mettono degli zuccheri, qualcosa, perché mamma, non può leccare tutte le foglie, non può essere no, così misterioso. L'altra volta ho mangiato i fiori. A noi quello che ci fa strano è il fatto che sia così strano. Male. Cioè, e poi fa la pipì dove lui ripassa e dove magari ha leccato prima. Cioè, sembra strana come cosa. Mamma. Sembra come se qualcuno... Mamma. Stesse... Oh, dimmi. L'altra volta io ho visto che pallino andava lì dentro. Come lì dentro? Dentro la cenere? Dentro la cenere, non so perché stava annusando e leccando. L'altra volta c'ho gli occhi lucidi. Pallino? Ragazzi, sembra intontito il nostro cane. Ma non è chiaro che stanno mettendo delle cose all'interno del prato da rendere il cane un pochino... Guardalo, guardalo. Non sta. Sì, 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 sì. Ragazzi, no, Chiara, allontanati. Ragazzi, ha appena vomitato pallino. Chiara, dove sei andata? Non lo so, Chiara, non lo so, assolutamente non lo so. Ragazzi, è successo veramente... Non ti avvicinare a che cosa ha vomitato. Mamma, lo sta leccando. Sì, no, ragazzi, è successo qualcosa veramente di terrificante. Sta... Su, sì, tu vai a chiamare papà veloce, corri! Ragazzi, sta succedendo qualcosa a pallino. Adesso ricontinua a mangiare... l'erba. Pallino? Pallino, vieni con noi. Palli, per favore. Andiamo di là, pallino? Pallino, andiamo in là. Vieni. Pallino, andiamo. Non continuare a leccare nulla. Andiamo a cuccia. Pallino, andiamo. Guardatelo un po', è un po' stordito. Vieni, Palli. Pallino, vieni qua in braccio, amore. Guardate un po'. Mamma mia, è pure caldo. Pallino, come stai? Pallino? Ora morso qualcosa. Non lo so, non sta bene il cane. Non sto scherzando, eh. Anche se c'è la videocamera accesa, non sta bene il cane, Antonio? Non lo so. L'ha morso qualcosa, vedi qua? Guarda. No, ma continua a leccare per terra. Fa cose stranissime. C'è del veleno, qualcosa. E non lo so. Andiamo di là, vieni. Ok, ragazzi, adesso... Chiara, noi dobbiamo trovare che cos'è che ha fatto star male pallino. Andiamo a vedere, sì. Cerchiamo qualcosa... Qualche oggetto che secondo voi possa essere strano, possa essere stato messo o stato portato da qualcuno. Bimbi, mi dovete aiutare, c'è qualcosa di strano e sta succedendo qualcosa a pallino. Ragazzi, il problema è che è successo veramente una cosa stranissima. Non si è mai sentito male pallino ed è per la prima volta da giorni che stanno succedendo cose strane. Chiara, adesso dov'è il coso che ha vomitato? Eccolo laggiù. Dov'è? Eccolo lì. Guardate. Sì, ragazzi, ha vomitato qualcosa di bianco che sembra una cosa bruttissima e non capiamo che cosa possa essere. Allora, il problema di tutto questo è che dobbiamo capire se effettivamente qualcuno ha messo qualche veleno. Mamma, ho capito tutto! È stato avvelenato, vero Chiara? Puntinate. Ragazzi, guardate. No, Chiara, quelle lì sono delle bacche. Questo di certo pallino non le mangia. Lo sai che le bacche sai come sono? Sono velenose. Però lui non stava leccando quello. Tu devi capire, amore, e dovete anche sapere voi da casa, amici, che ogni volta che un cane mangia l'erba vuol dire che ha problemi allo stomaco. Non lo so, andranno a vedere insieme a pallino. Vabbè, lasciamoli un attimo stare. Chiara, ma ti sembra normale? Guarda che io non sto scherzando, io adesso ho veramente paura per pallino, sai? Anch'io, che ho paura per palli? No, non è che muore. Ma Chiara, non si dicono queste cose brutte, eh? No, pallino sta benissimo e adesso lo teniamo in casa. Difatti papà Antonio adesso è andato in piscina, ovviamente c'è pallino dietro di lui, e lo porteremo in casa e lui non potrà uscire per i prossimi giorni. Ok, chicca? Intanto bisogna portarlo dal dottore, ma... Sì, adesso chiamerò il veterinario. Ma veramente, a parte gli scherzi, Sì, Chiara, non sto scherzando, sto continuando a fare i video perché i nostri amici saranno super curiosi di sapere che cosa sta succedendo a pallino. Andiamo qua. Allora, controlliamo bene. Chicca. Come? Ah, sì, questa qua l'ho vista anche prima quando tu eri a scuola, sai? Cosa c'è, Chiara? Cosa c'è? No, Chiara, hai messo tu questo biglietto? No. Chiara, no, allora... No, sei tu qui quando ero a scuola. Io non ho messo nessun biglietto. E Chiara, guarda che sei uno scherzo. Tu di tuo fratello è di pessimo gusto, eh. Io te lo dico. Te lo leggo.
Guarda prima di tutto. In cerca del passaggio segreto XX. No, Chiara! Chiara, a me non mi interessa. No, 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 io me ne vado dentro. Ma, ragazzi, ma Pallino, vieni dentro con noi. Palli! Ma si sta Pallino, non mi interessa. Entro dentro, il cane ora non uscirà più. Ma è qua. Non mi interessa, papà è grande e può badare a se stessa. Allora, no. Palli, fermati un secondo. Ok, due. Sei andato a mettere lì. Perché allora, due? Ragazzi, allora, in cerca del passaggio segreto con un codice, eh? E però, mamma, Chiara, c'è due. No, non lo so, e quindi vuol dire che ci sono altri biglietti. Ma tu? Dammi. No, dove stai andando? Vincere non serve. Per fare? Vincere certo numero. Cosa? Vincere certo numero. Ma non è un numero di cellulare quello, è un numero di serie, eh? Vediamo. Vabbè, tu intanto guarda. Allora ragazzi, noi siamo entrati in casa perché c'è qualcosa veramente di strano in questa casa. Cioè non in questa casa, al di fuori, nel bosco. Come avete visto, Pallino si è sentito male, ma perché era giorni che non stava bene il cane. Continuava... Sì, è salute. E abbiamo trovato questo biglietto e in più abbiamo scoperto che gli ha fatto male qualcosa. Quindi non sappiamo se effettivamente è stato avvelenato, allora, o qualcosa. Allora, mamma, io ora dimmi i numeri. Sì, allora, intanto, amici da casa, aiutateci, perché secondo Chiara è un numero segreto. Aspetta, secondo me è un numero di serie. 11347. Dai, fai... 47. Basta. Fai partire. No, Chiara... Ha dato il suo numero di telefono. No, ragazzi, ha dato un numero... Ha dato un numero di telefono. No, allora, allora, cerchiamo di capire un attimo bene. Chiara, di fare il punto della situazione. Dove è Pallino? E sulla sedia, stai tranquillo che è tutto a posto. Allora, io adesso, ragazzi, chiamerò il veterinario e cercheremo di capire, di fargli un eco allo stomaco a vedere che cosa... Non guardare nulla. Niente, ragazzi, noi dobbiamo andare a portare Pallino dal veterinario. Ci vediamo nel prossimo video. Sì, e ci vediamo al prossimo video e ovviamente se qualcuno di voi sa come poterci aiutare ce lo scriva qua sotto nei commenti perché abbiamo bisogno del vostro aiuto, ok? Come ben sapete ragazzi, noi abbiamo un cucciolino che praticamente ha quasi 14 anni, quindi è un pochino vecchiotto il nostro Pallino, ma fa parte della nostra vita praticamente da quando aveva 3 mesi di vita. Ragazzi, è successa una cosa un po' strana al nostro cane. Ieri mattina ci siamo accorti che dopo avergli aperto per andare a fare la pipì è ritornato a casa dopo aver fatto la pipì piangendo e grattandosi molto dalla parte di dietro e ci siamo accorti che qualche animale ha morsicato il nostro cane. Adesso vi facciamo vedere. Stiamo aspettando ancora 10 minuti, un quarto d'ora che finiamo di fare due cose e poi lo portiamo direttamente dritto dritto dal veterinario. Scusate, ma a causa di un colpo d'aria ho pure perso la voce. Vabbè, nel mentre vi facciamo vedere Pallino. Allora, guardate un po' nella parte di dietro, sta facendo un po' di secrezione di pus. Non sappiamo che animale l'abbia morsicato, ma a breve lo scopriremo perché andiamo dal veterinario, amore mio. Così almeno ti fa un bel controllo, ti controlla bene. E vediamo un attimo che cos'è che ti ha morsicato. Mannaggia, perché dovete sapere che camminare cammina bene, ma quando fa le scale, fa un po' le scale in maniera faticosa. Pallino, amore, guardami bene. No, non te lo leccare, lo so, ti dà fastidio. Ti dà fastidio, poi con questo caldo... Ragazzi, credetemi che non è per niente facile, cucciolino mio. Vero amore? Vabbè. Penso che per Pallino dia abbastanza fastidio, soprattutto parecchio prurito. Abbiamo deciso di portarlo dal veterinario onde evitare che abbia qualche infezione, perché non sappiamo che animale abbia appunto il nostro cane o magari qualche animale che le ha piantato le unghie, magari sta facendo infezione, quindi cercheremo di portarlo abbastanza velocemente e voi verrete insieme a noi per capire che cosa ci dicono il veterinario e soprattutto da che animale è stato morso. Ovviamente vi volevo far vedere la zia Vittoria, Chiara e Diego che cosa stanno facendo. Eccoli qua, loro sono dentro l'acqua nel mentre che fanno le loro prove di apnea. Allora bimbi, noi andiamo a portare Pallino dal veterinario, ok? Amore, perché ieri hai visto che è stato morsicato Pallino e non sappiamo ancora da che animale. Mamma, fa fatica Pallino, sì.
quindi è meglio che lo portiamo, almeno siamo sicuri che non abbia un'infezione in corso. Levi quello? Brillantino, sì. Nel mentre, ragazzi, leverò Brillantino a Diego e poi andiamo a portare Pallino dal veterinario. Pallino, amore, sei pronto? Andiamo? Amore mio, ti fa male, cucciolo? Ecco, bravo, fatti vedere bene. Difatti, ragazzi, non so. Eccolo. Scusami, non volevo farti male, amore. Ha tentato di mordermi, ovviamente non mi farà mai male, perché sta continuando ad avere dolore e ho paura che abbia anche dolore di sotto, perché ho notato che anche viola nella parte dove in pratica le parti intime, e difatti continua a grattarsi. Incominciamo a prenderlo e portarlo dal veterinario. Nel mentre che stiamo aspettando che arrivino i bambini, vi volevo domandare se a qualcuno di voi è già successo che un animale, un insetto morda il proprio cane o comunque il proprio animale domestico, e soprattutto che cosa avete fatto. Scrivetemelo qua sotto, perché credetemi, c'ho abbastanza ansia, perché non so minimamente che animale l'abbia potuto mordere. Poi magari una cavolata, un piccolo insetto ha fatto un po' di infezione, nulla, con un po' di crema va via. Però ho continuato a dare, da ieri mattina che è successo, ho continuato a dargli l'acqua ossigenata sopra e ha sempre fatto quella patina bianca, e ho continuato a dargliela per tutto ieri e tutto stamattina. Ora abbiamo deciso di portarlo al veterinario, perché chiamando il veterinario mi ha detto che deve essere per forza visitato, e allora andiamo. Finalmente Chiara è arrivata, eccola lì, e andiamo a portare Pallino. Secondo te, Chiara, da che animale è stato morsicato Pallino? Da una biscia. Da una biscia? Da un corvo. Come da un corvo, dici? Guarda che fa male, una becchettata. Una? Una becchettata. Una becchettata? Va bene. Mi voglio avanti il piedino, mamma. Sì, te lo mando, ok. Diego è anche arrivato e andiamo. E ovviamente Pallino si è già messo in posizione veterinaria. Guardate un po', eccolo lì. No, no, veterinaria. Posizione veterinaria, perché ha capito che stiamo andando. Quindi si metterà giù tranquillo con la sua bella aria che gli prende le gambe. Vabbè ragazzi, buon viaggio e a tra poco. Ecco a voi, nella clinica veterinaria ci stanno aprendo e ovviamente Pallino, vi faccio vedere bene, guardate un po' come è stato morsicato. No, sapete perché è bianco? Sapete perché è bianco? Perché continua a mettere l'acqua ossigenata. Sì, andiamo. Pallino, vieni. Vieni. Guardate un po', stiamo per entrare. Ragazzi, stiamo aspettando di entrare e abbiamo scoperto che è stato 4-4, pensavo 6. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Sì, amore, poi non andiamo fuori, eh? C'è molto. Allora, Pallino, come avete appena visto, è stato messo in una stanza, gli è stata messa la museruola in maniera che almeno non possa mordere la dottoressa e l'infermiera. E ora siamo venuti qua fuori e stiamo aspettando che la dottoressa lo visiti per poi dirci qualcosa. E niente ragazzi, sono un pochino in ansia, aspettiamo, appena sappiamo qualcosa vi facciamo sapere tutto quanto e non lo so, buh! Vedremo che cosa ci dicono e soprattutto vedremo se raseranno il pelo di Pallino. Ma a cosa serviva quella cosa che aveva Pallino? La museruola? Mm-hmm. Per far sì che non morda né la dottoressa né l'infermiera quando lo visitano. Io ho detto che sembra un pitbull. Sì, che assomiglia a un pitbull, perché le museruole quasi sempre vengono messe ai cani più grandi. O il pastore tedesco. O al Doberman. Rottweiler. Sì, un sacco di animali possono mettere. Perché c'è la nostra nonna, Rottweiler. A fianco alla nostra nonna, sì. Allora ragazzi, quindi siete in ansia? Sei in ansia? No. Secondo te cosa gli fanno a Pallino? Gli raseranno il pelo? Io volevo vedere. E anche io volevo vedere, però ci hanno mandato fuori che forse è meglio, sai? Ma, meglio ma non poi vedere. Ma quando è, ce lo possiamo vedere quello che è? Certo, vedi? Certo, sì, sì. E cerchiamo di capire. Secondo te da che animale? Ma le cose sono. Ma le metto uno nuovo o cresce? E poi ricresce, amore. Glielo raseranno solo, state tranquilli. Ma quell'altro? Non lo so, amore. Adesso aspettiamo che appena termina. Ma secondo te cosa ci diranno le dottoresse? Aspetta che papà entra. Allora ragazzi, siamo appena usciti
Pallino è dentro, no, l'hanno dovuto addormentare. Lei l'ha un po' addormentato e gli hanno fatto una puntura. Gli hanno dovuto fare una puntura, si è addormentato e tutta la parte di dietro è come se fosse ustionata. In realtà è stato Dillo. Aspetta, all'inizio loro pensavano che il cane si fosse bruciato con qualche sostanza, tipo qualche acido. E dato che ne abbiamo la piscina, però abbiamo controllato tutto protetto, alla fine facendo qualche ricerca hanno scoperto che c'è un tipo di rospo che lascia una bava bianca con dentro del veleno. Che è adesso velenoso. Ha la febbre, perché Pallino ha la febbre abbastanza, ha la febbre abbastanza alta. L'hanno addormentato, lo raseranno tutta nella parte di dietro e dobbiamo sperare che con l'antibiotico riesca a sopravvivere. Il sangue. Sì, perché dietro è tutto bruciato, tutto completamente bruciato. E niente ragazzi, quindi no amore, morire non muore, che stai tranquilla. È velenoso, quindi io ve lo dico. Possono esistere rospi velenosi e rospi non velenosi. Non molto quello, ma figurati, stai tranquillo. L'unica cosa che vi consiglio, che ci ha consigliato anche la veterinaria, se voi vedete un cane giocare con un rospo, toglietelo immediatamente perché rischia di essere letale per il cane rospo. Oppure morire. Può morire, quindi ragazzi attendiamo e poi vediamo che cosa ci dicono. E chi vuole vedere dei video così, come si può dire? Così di vita quotidiana nostra. Sì, okay. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. E lasciate un bel like. Vabbè. Aspettiamo che poi vi faremo vedere Pallino, perché hanno detto che gli daranno la cura, lo controlleranno tutto e poi lo manderanno a casa. E quindi noi ci dobbiamo prendere cura di Pallino. È vero. Poverino. È tutto completamente bruciato, rasato dietro, mi fa una tenerezza ragazzi. E difatti sono piena di peli perché l'ho fatto praticamente addormentare io dopo la puntura nella gambina. Neanche nella gambina, nella zampina, scusate. Ma tolto. No, qua nella coscia gliel'hanno fatto. Già 2 minuti sono. Ragazzi, Pallino è ancora sotto anestesia, stiamo aspettando. Sì, l'hanno medicato, come potete notare. E c'è la fascetta, dov'è? E c'è anche la fascetta. Okay. Ma lo sai che questo non si deve togliere? E questo quando arriviamo a casa... Lo possiamo togliere, sì. Quindi ragazzi, dovrà fare una decina di giorni di terapia. Si e poi prima. Venerdì di nuovo il controllo. Papà e Diego sono fuori. Sì. Mamma, guarda, vieni. Allora, praticamente non c'è niente. E ovviamente, ragazzi, tutta questa cosa rossa è una bruciatura. In pratica... È di sangue. Sì, è un po' di sangue, ma è una bruciatura stata causata da un rospo. Mamma, guarda. Allora, praticamente non c'è niente. Ora... Stiamo aspettando che si svegli. Appena si sveglierà... Vi sapremo dire qualcosa, soprattutto come si è risvegliato. Venerdì pomeriggio abbiamo di nuovo una visita di controllo. Alle 3. Sì, e poi vi terremo aggiornati tutti questi giorni, soprattutto domani vedrete come passerà la notte Pallino, sperando che non pianga. E che non pianga neanche quando si svegli. Poverino, no, mamma può piangere. Ma certo. Come può piangere? Pallino, svegliati. Dai, che stiamo aspettando tutti a te, Pallino. Cosa c'è? Cos'è questa cosa? È il collarino che gli hanno messo, quindi questo qui non va tolto fino a venerdì, perché lui rischia di leccarselo e autoprodurselo. Sì, sì. È vero, ecco perché se lo vuoi leccare. E perché se lo... tipo come l'acqua ossigenata. Che voleva leccarselo, bravissimo. E se lo e se l'è leccato. Sì, vabbè, ecco, aspettiamo. Capisco. Un collare per far sì che lui non si lecca le ferite. Che grande che è. E tante volte viene anche messo agli animali per quando mettono zecche e antipulci. Teresa ha fatto un po' così e così in maniera che sì, e l'ha svegliato. E tra 2 minuti ritornerà per farci andare a casa, amore mio. Amore. Ehi. Cucciolo, amore, hai fatto un incontro brutto brutto con questo rospo, eh? Dai che ti devi alzare, sì. Non ci sono più rospi, guarda, non ci sono mostri. Così impari ogni volta ad andare all'attacco di ogni animale che c'è in giardino. Oppure vai a Monello. Guardarli, sì. Ad andare nel boschetto. Sì, e così impari, guarda che cosa hai combinato. Ricordate dei video che praticamente Pallino andava... All'interno del bosco, ecco, andate a cominciare. Oppure dentro il cespuglio, sì. Che dentro il cespuglio capace che c'è un rospo. Sì, dai.
Mamma, barcollera. Piano, piano, piano. Ragazzi, ci vediamo in un prossimo video per scoprire come sarà il rientro a casa di Pallino. Ci vediamo nel prossimo video. Mamma, sta tremando. Eppure cioè, è ubriaco tipo. Ragazzi, siamo usciti ora dalla clinica. Appena arriveremo a casa vi faremo vedere come sta ovviamente Pallino. E ovviamente mamma Giulia si fa una doccia. Vero Palli? Allora ragazzi, come giornata direi che è stata abbastanza complicata. Sono appena arrivata a casa dalla clinica, dove sono andata anche a prendere già i medicinali per Pallino, perché da oggi inizieranno, tra un paio di ore inizieremo le cure a Pallino, sia come antibiotico, sia come disinfettante e crema protettiva, che dovremo andare a mettere poi. Sì amore, perché c'è ancora un po' di anestesia in corpo. Ovviamente mi hanno rilasciato tutto quanto. Vediamo un po' se nel referto medico che cosa c'è scritto. Allora, non c'è scritto che cosa ha avuto, perché l'avrei voluto far leggere. Vabbè, comunque mi ha spiegato la veterinaria che purtroppo all'interno di un giardino grande come abbiamo noi ci sono delle varie forme di animali, nonché ci sono anche dei rospi che possono essere velenosi per i cani. E non so perché di solito i rospi sputano e nello sputo loro, quindi nella loro saliva, crea irritazione. Ovviamente a lui non l'ha sputato, l'ha direttamente attaccato, quindi attaccando il cane gli ha creato una sorta di ustione sul corpo. Gli ha anche creato indolenzimento nella parte bassa dove lui ha le parti intime. E nulla, quindi appena medicheremo e vi faremo vedere tutto, così vedrete la prima medicazione di Pallino. Nel mentre ragazzi che stiamo preparando tutto l'occorrente per la medicazione di Pallino, che è ancora un po' presto, difatti ho deciso un po' di chiacchierare con voi per questo fatto, quello che non riesco tra virgolette a rendermene conto, come diavolo è possibile che un rospo, quindi la bava di un rospo, possa fare una cosa del genere. Io perché mentre non ci sto pensando e mi è scappato il foglio perché stavo disegnando. E volevo chiedere se a qualcuno di voi era già successo che il proprio cane o il proprio animale domestico era stato in pratica ustionato da un rospo. Vabbè ragazzi, io penso che questa cosa qui solo a noi ci poteva succedere, perché uno dice vabbè, viene attaccato da un cinghiale, normale, viene morsicato da un serpente, può essere velenoso, può provocare un sacco di irritazione, provocare una bruciatura, un ustione, 39,5 di febbre ha, e quindi con l'antibiotico dovrebbe andare via. Non riesco a capire come un cavolo di rospo brutto possa fare una cosa del genere. Noi, pratica, gli umani non crea un'irritazione così profonda. Generalmente la dottoressa diceva che con uno sputo di questo rospo ti può provocare un po' di irritazione alla pelle ai cani. In realtà a lui l'hanno attaccato. Sì, in pratica un rospo l'ha proprio attaccato. Sta arrivando, guardate. Perché dovete sapere che non riesce a stare fermo. Da quando siamo arrivati, guardate un po' che c'è ancora crema. Pallino, guardatelo. Sto continuando ad andare avanti e indietro perché non riesce a trovare la posizione giusta per potersi rilassare. Io non lo so, oggi è domenica e fino a venerdì dovrà tenere il collare. Io non so come riusciremo a farglielo tenere, perché mi fa una tenerezza che voi non vi potete immaginare. Però deve tenerlo per forza. Ali, amore. Difatti guardate un po'. Mannaggia. Amore mio, cos'hai combinato? Io spero che d'ora in poi, che ti serva da lezione, che in tutti quei postacci brutti tu non ci metta più piede. Perché una volta sei sparito, l'altra volta hai vomitato, stavolta sei stato attaccato da un rospo, e la prossima volta cosa ti deve succedere ancora? Quindi spero che ti serva da lezione a non andare a nasconderti nei cespugli, soprattutto dove tu non dovresti andare. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Pensiamo che Pallino continua ad avere la febbre
perché praticamente dopo quella mezz'oretta che girava un po' per casa, dopo che gli ho messo questo lenzuolo in maniera che rimanga sempre bello sterile, con sotto una bella coperta morbida, lui non si è più mosso. Ora dobbiamo andargli a fare la medicazione tra circa un'oretta, però a quanto pare continua a dormire, forse anche perché l'anestesia, perché aveva veramente tanto, tanto, tanto dolore. E sentiamo un po' il calore? No, per il momento è bello freddo, quindi controlleremo la temperatura un po' più tardi per vedere se gli è di nuovo alzata la febbre. Ovviamente si sta facendo un po' di patina, però diciamo che se l'è proprio vista brutta. Soprattutto non immaginavo mai, poi mai, che un animaletto così, un rospiciattolo, potesse fare tutto questo. Quindi mi raccomando, fate sempre attenzione a dove portate i vostri cuccioli. Sono andata a leggere un po' di recensioni su internet per capire un attimo questi maledetti animali che stanno all'interno dei giardini e che fondamentalmente, ragazzi, fate super 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 attenzione perché possono provocare fino alla morte dei vostri cuccioli, mi raccomando. E nulla, e adesso sono esattamente le 5:30, per le 6:30 andiamo a fare la medicazione, così almeno l'antibiotico, come vi ho detto, domani, ma poi ovviamente voi lo vedrete in questo video. Aspettiamo, soprattutto lui è super 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 mogio, penso che sia normale, un po' l'anestesia, un po' la bruciatura, fortunatamente c'è l'antidolorifico in corpo, quindi per il momento dovrebbe abbastanza non sentire nulla, vediamo nelle prossime ore e soprattutto come passerà la prima notte. Ragazzi, siamo tornati a casa perché abbiamo mangiato qualcosina qua vicino e noi siamo tornati a casa e papà Antonio ci ha chiamato gridando se tolto il collare. Noi abbiamo fatto un po' un incubo a rimetterglielo, però ce l'abbiamo fatta. Boh, hai finito? Ok. Ebbene sì, Chiara c'ha perfettamente ragione. Pallino, ora. Speriamo che non se l'è leccato. Il pochino sicuramente. Ok. Gli abbiamo fatto fare la pipì. Ok, lo devi tenere, il tieni in uso perché dobbiamo disinfettarlo. Che non se lo lecca. Ok, e andargli a mettere di nuovo la crema. Non toccatelo che mi metto i guanti. Ragazzi, guanti, io ho paura. Ok ragazzi, mamma Giulia si sta mettendo i guanti. Sì. Come dottori. Come dottori, ragazzi, perché dovete sapere che non va assolutamente toccata mai, mai una crema. Ragazzi, lo sapete come è fatto, ha fatto a togliersi il guinzaglio padino, cioè il collare? Ha fatto così con le zampe e se l'è tolto. Questa qua è la soluzione fisiologica. Tipo il corpo che per il naso, sì. Ragazzi, scusate, ho dovuto cambiare assistente perché con la zia Vittoria si stava dimenando troppo. Allora, la soluzione fisiologica l'abbiamo messa. Mamma, bianco sta diventando. È normale, è normalissimo. Guarda, piccoli, sono un po' più caldi. Sì, sì. Ok, asciughiamo. Guarda, l'ho fatta. Bruciare non mi dovrebbe bruciare. Allora, non toccatelo. Perché giallo? Amore, perché ha un po' di crema, magari misto col sangue. Ok, ragazzi, una crema da mettere dopo la soluzione fisiologica. Pallino. Basta! Tienilo fermo, tienilo fermo. Ha capito che gli stiamo facendo del bene. E non del male. E non del male. Dobbiamo stringerlo di più poi il collare. Fermo, 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 fermo. Pappappara. Ok. Come gliel'ha messo la dottoressa veterinaria. Ok. Ragazzi, ora ninna per tutti quanti. Ci vediamo domani mattina, quindi fermi lì. Mi disinfetto le mani. Ragazzi, domani mattina daremo l'antibiotico e cercheremo di vedere come avrà passato la prima notte. Ovviamente se da adesso fino a domani mattina dovesse succedere qualcosa di anomalo, ve lo filmiamo e ve lo facciamo vedere. Se no, ci vediamo domani mattina. Mi raccomando, fatevi sempre aiutare da un adulto se vi trovate in situazioni così. A dopo. Ragazzi,
Pallino questa notte l'ha passata molto molto bene, soprattutto dormendo tutta la notte. E vi starete chiedendo come mai il collare gliel'avete tolto? Adesso glielo rimettiamo perché abbiamo dato da mangiare un po' di carne cruda che abbia un po' di vitamine e ha bevuto. Però tutta la notte è stato bravissimo perché l'ha tenuto e ora tra poco glielo andiamo a rimettere appena prenderà antibiotico e poi lo disinfettiamo e gli mettiamo la crema. Ma ovviamente tutto questo aspetto i bambini che sono giù di sotto, stanno per arrivare. Nel mentre vi volevo incominciare a far vedere la ferita di Pallino che ormai piano piano si sta cicatrizzando rispetto a ieri che è andato in clinica. Oggi va molto molto meglio e soprattutto è molto molto vivace oggi, cosa che in questi giorni da quando è stato punto non lo era. Vero Palli? Ehi, ciao amore! E niente, adesso faremo l'antibiotico. Sei pronto? Niente ragazzi, mi sa che non è pronto per l'antibiotico, ma lo devi prendere, che se no viene l'infezione. E ditemi un po', voi quando dovete prendere l'antibiotico con la vostra mamma o il vostro papà, siete così dubbiosi? Cioè nel senso, vi piace o non vi piace l'antibiotico? Scrivetemelo qua sotto nei commenti perché mamma Giulia sapete che è sempre super curiosa. Vabbè, prepariamo tutto, allestiamo il tavolo con la sua tovaglietta giusta per lui e diamogli antibiotico, crema e soluzione salina. Allora ragazzi, dobbiamo dare l'antibiotico a Pallino. È tipo una pulita. Abbiamo scoperto nell'episodio precedente che effettivamente pesa 5 kg. Cosa stai mangiando? Perché ogni volta che dobbiamo fare un video tu mangi di continuo? Anche io. Vabbè ragazzi, allora l'antibiotico per Pallino. Questo? Tipo una puntina. Questo non mi serve, ho preso quello piccolino che tanto ci stiamo. E ora prendiamo Pallino che lo disinfettiamo. Pallino! La dottoressa veterinaria. No, io sono allora già pronta. Allora, Pallino amore, vieni. Ok. Allora, come prima cosa ti do subito l'antibiotico. Ok, aspetta. Ingoia bene. Oh ragazzi, non ci credo, è stato più veloce a Pallino che a voi. Ok, allora questo qua lo disinfettiamo perché poi ci servirà per domani. Ok, stai fermo. Allora adesso Pallino devi stare bravo, sai che non ti faccio male. E zia Vittoria, scusami, mi potresti venire a dare una mano? Grazie. Tieni bene Pallino. Ok ragazzi, soluzione fisiologica. Ok, stai tranquillo Palli. Ragazzi guardate, sta praticamente già facendo la crosta. Fa vedere ma. Ok, ieri me l'ero messa sul dito, ma forse, scusami, mi fa male. Lo so, secondo me sì, no. Ok. Mi devi mettere il collare, no? Sì, adesso mettiamo il collare, questo. Ragazzi, li buttiamo e mettiamo il collare al nostro mitico, fantastico Pallino. Pallino, lo sai, te lo devo mettere perché è troppo fresca la crema. Mi raccomando, Pallino, non ti togliere il collare perché questo, fino a che non mangerai, lo lasceremo. Quindi comportati bene. Ragazzi, io direi che il primo giorno a casa con Pallino l'abbiamo sia medicato. Pallino, in realtà la prima volta era un po'... Era un po' agitato, ma ci sta facendo un po' l'abitudine. Fortunatamente ora è super tranquillo e ci vediamo con un prossimo video. Ovviamente venerdì avremo la visita di controllo e voi verrete insieme a noi. Spero che siete stati contenti, che abbiamo condiviso con voi tutto quello che è successo a Pallino. Ciao! E niente, ci vediamo nel prossimo video che saprete se Pallino sta bene o no. Ciao! Ah, e soprattutto se la veterinaria ha detto che abbiamo fatto un buon lavoro o dovrà, diciamo, essere di nuovo rimedicato. Ciao! Al prossimo video, ciao! Ciao!